Passiamo alla seconda parte del convegno, che tratta appunto il tema della ristorazione scolastica, e comincerà i lavori di stasera, la dottoressa Laura Rossi, biologa nutrizionista, ricercatrice dell'IRRAN. Prego. Un ringraziamento particolare al professor D'Antonio per questo invito e all'amico Pierluigi Pecoraro. Come ricercatore dell'IRRAN non mi succede spesso di essere chiamata biologo nutrizionista perché mi chiamano ricercatrice, ricercatore, ed è dopo quasi 20 anni di iscrizione all'ordine, insomma, è bello ricordarsi di essere biologi nutrizionisti. Vi parlerò, vi dicevo, dell'educazione alimentare all'interno del mio istituto. Sappiamo tutti, perché voi lo fate più di noi e più, sicuramente più di me, che c'è stata un'evoluzione della scienza dell'alimentazione. Si è passati dal cosa non mangiare a cosa mangiare, con un discorso imperativo, ad una evoluzione delle priorità legate a quello che deve essere assunto. Il focus fino a qualche anno fa era in particolare l'energia, le proteine, il quanto si mangiava. Oggi sempre di più si guardano i micronutrienti con un ruolo particolarmente cruciale. Abbiamo però, d'altro canto, fuori, diciamo, degli ambiti prettamente scientifici o tecnico-specialistici come quelli che possiamo vedere qui, quello che noi abbiamo chiamato caos mediatico, cioè il moltiplicarsi di fonti informative che paradossalmente sta creando più svantaggi che vantaggi. Spesso il professore Cannella, che tutti quanti noi ricordiamo e che ha fatto scuola a molti di noi, diceva che forse di informazione nutrizionale non se ne fa poca, ma troppa. Le informazioni infatti sono confuse, possono essere contraddittorie e non accreditate. L'idea, diciamo, di creare all'interno del mio istituto, nel mio istituto l'educazione alimentare si fa da sempre, da quando c'eravamo e da quando è uno dei nostri compiti istituzionali. Quello che abbiamo fatto negli ultimi anni è stato quello di strutturare un gruppo che si occupa appunto di comunicazione e di educazione nutrizionale, che sviluppa strumenti e strategie di comunicazione che vengono da una fonte autorevole, quale noi siamo, accreditata. Siamo e cercando di raggiungere diversi target. Abbiamo fatto quello che ci è stato detto di fare da molti: toglierci la giacca, toglierci il camice e interloquire con chi ha bisogno di informazioni nutrizionali. Una efficace strategia di comunicazione deve rivolgersi a un target variegato. Ne ho individuato qualcuno che possono essere cittadini, scuole, imprese, grande distribuzione, ristoratori, tanti ci chiedono di lavorare con loro su questo. Deve essere chiara, trasparente ed incisiva. Deve utilizzare strumenti originali e innovativi. E poi vedremo questo che cosa significa. Vado un pochino rapidamente perché siamo in ritardo e voglio farvi vedere soprattutto gli strumenti che abbiamo cercato di produrre, quindi qualche cosa la salto. I target li abbiamo già detti. Passiamo agli strumenti. Allora, innanzitutto, chi e come facciamo questo lavoro di educazione alimentare? Nel nostro istituto possiamo identificare tre grandi aree. Abbiamo un'area di ricerca che è prettamente di nutrizione, quindi interazione tra cibo e salute umana, la qualità degli alimenti, e queste aree producono dati. Questi dati vengono trasmessi attraverso questo sistema di comunicazione, attraverso i nostri studi sui consumi e le abitudini alimentari, sugli studi sulla percezione del consumatore, sulla valutazione dei livelli di esposizione ai contaminanti alimentari e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari. Questo è quello che noi spendiamo in termini di comunicazione che viene fatta nei media, attraverso i media, nella società, ai diversi target che abbiamo visto prima. Quali strumenti abbiamo? Abbiamo gli strumenti tecnici, che non sono degli strumenti di comunicazione, ma sono quelli che voi utilizzate, che però sono la base della nostra comunicazione istituzionale. Ne cito solo qualcuno: le tabelle di composizione che conoscete, il nostro libro bianco sui prodotti lattiero-caseari, il nostro manuale di sorveglianza nutrizionale, che chi ha fatto lezione con me alla specializzazione, ho incontrato diverse persone, ha ricevuto e ci ha studiato sopra e ci ha fatto l'esame con me. Tutti questi strumenti sono normalmente presenti sul nostro sito, sono gratuiti e scaricabili. Gli strumenti però più efficaci, che sono veramente gli strumenti di policy, per dirla all'anglosassone, e i determinanti della politica alimentare, sono i LARN, che vengono fatti dal mio istituto insieme con la SINU, che è la Società Italiana di Nutrizione Umana. È in revisione, è in preparazione la revisione ultima del documento. Per ora ancora esiste ed è valida quella del 96, ma ci stiamo lavorando quasi a tempo pieno, una grossa commissione di nutrizionisti della SINU e dell'istituto. E poi le linee guida.
che anche queste conoscete, che stiamo cercando di aggiornare una decina, tra ogni 10 anni circa, ogni 5-6 anni, e per le quali stiamo pensando, di più di questo non vi dico, di uscire con una nuova versione non tra troppo tempo. Le linee guida sono destinate ai consumatori, anche se come strumento, che lo vedete dopo quali sono le criticità di questo strumento, è più uno strumento di policy in senso stretto che uno strumento che poi i consumatori realmente si leggono. È un libretto che forse vi leggete con più interesse voi piuttosto che il consumatore che vuole leggersi una cosa rapida, un leaflet più semplice senza tante parole. Rapidamente come sono cambiate, le ultime sono 10 linee guida, in passato erano 7, abbiamo aggiunto quella sull'acqua, abbiamo sentito tanto parlare dell'acqua prima, abbiamo aggiunto i consigli speciali per le persone speciali, abbiamo aggiunto la sicurezza, un tema che mai come in questi tempi di Escherichia coli è così è caldo. Abbiamo cambiato nelle ultime versioni delle linee guida, abbiamo cambiato anche la veste grafica, quindi non più semplice scritto, ma anche molti box per i punti, diciamo, più caldi, di maggiore interesse. Abbiamo aggiunto dei numeri, delle tabelle che possiamo trasmettere, e tenete conto che sulla base delle linee guida ci basiamo noi per la nostra comunicazione istituzionale. Quando andiamo in TV a parlare di nutrizione, quando facciamo la radio, quando facciamo la divulgazione, diciamo, sui media, cerchiamo per quanto possibile di attenerci al nostro documento istituzionale di riferimento. Abbiamo aggiunto le false credenze, che sono quelle che poi alla fine piacciono di più e trovano, diciamo, interesse anche da parte dell'interesse mediatico. Una piccola e breve e rapida, non esaustiva, rassegna degli strumenti di educazione alimentare che abbiamo predisposto in questi ultimi anni. E questo è un opuscoletto che abbiamo distribuito alla COP, che ha avuto un successo molto, molto, molto grande, molto pervasivo, è piaciuto moltissimo. Lo trovo ancora adesso attaccato ai frigo di amici che vado a trovare. Ed erano appunto 8 consigli per le famiglie sulla conservazione degli alimenti. Fondamentalmente cose semplici, ma molto appetibili dal punto di vista della comunicazione, del convincimento delle persone sulla conservazione degli alimenti. Questa è stata un'esperienza molto molto bella che ci piacerebbe moltissimo ripetere, ahimè la carenza di denaro è evidente, e abbiamo avuto questo contatto diretto con i consumatori alla stazione Termini sotto Natale. Avevamo proprio un punto, un box, come dire, allestito con un punto, diciamo, in cui le nostre dietiste facevano la scheda nutrizionale, davano consigli nutrizionali di carattere generale, e poi avevamo dietro un salottino che sui 15 giorni ha coperto tematiche di ampio respiro, l'alimentazione pediatrica, quella dello sportivo e quant'altro, in cui le persone si fermavano e chiedevano consigli agli esperti. E potete immaginare che cosa significa la stazione Termini sotto Natale. Abbiamo avuto un'affluenza enorme di persone e non serviva una conferma, ma insomma c'è una fame di fame adeguato, c'è una fame di informazione anche fatta bene, che ci ha fatto capire che anche noi che non siamo capaci di fare la divulgazione, nessuno di noi ha studiato per fare il comunicatore, però con un po' di sforzo riesce a trasmettere il messaggio, perché ce n'è bisogno. Con le scuole in questo periodo stiamo lavorando tantissimo. Abbiamo ricominciato quello che faceva la mia collega Dina D'Addesa, che forse voi ricordate, quella di aprire l'istituto alle scuole. Stiamo facendo le settimane della scienza aperta, le scuole vengono a visitarci, vengono a visitare i nostri laboratori, la nostra densitometria, così come la nutrigenomica, e hanno, diciamo, un approccio, toccano con mano che cosa significa la ricerca in nutrizione per quelle tematiche che sono anche ostiche. Insomma, raccontare la nutrigenomica ai ragazzi delle scuole superiori non è una cosa semplice. I nostri ricercatori si stanno impegnando per farlo. Questo è un concorso che abbiamo fatto con l'UNICEF, dedicato alle scuole elementari e medie. Abbiamo fatto questo concorso per un gioco da tavolo sulla nutrizione. Abbiamo avuto una partecipazione enorme, una festa molto bella che abbiamo fatto alla fine con la vittoria, un concorso, insomma, su questi giochi. Questi giochi sono nei nostri magazzini, purtroppo, e andrebbero ulteriormente invece valorizzati, perché mostrano quanto poi l'inventiva dei ragazzi attraverso il canale della scuola sia ricco di possibilità. Questo l'ho messo, è una cosa che non ha avuto poi alla fine, lì per lì è stata molto visibile, diciamo così, perché è stata distribuita da Panorama in 250.000 copie. A questo ho partecipato io direttamente, l'abbiamo poi riutilizzato, vedrete come,
Abbiamo distribuito queste 100 ricette dell'estate, ne abbiamo fatto una valutazione al nostro interno e poi le persone potevano contare quante calorie stavano mangiando con questo piccolo regolo, erano le calorie, i grassi, gli zuccheri, e confrontare rispetto ai LARN quanto stavano mangiando, se troppo, troppo poco, riaggiustare la loro alimentazione. Vi faccio vedere dopo dove l'abbiamo ripresa questa idea di carattere generale che abbiamo fatto con Panorama. Un'altra cosa che abbiamo distribuito nelle scuole è stato questo merendometro, che è un altimetro proprio per la misurazione dell'adeguatezza del peso per i bambini dai 6 ai 12 anni. L'abbiamo distribuito alle scuole, gli insegnanti lo attaccavano alle scuole, i ragazzini si misuravano e c'era un indicatore di BMI, di indice di massa corporea corretto per l'età, per vedere se erano in sovrappeso o non in sovrappeso, come stavano andando, e davamo anche 10 consigli per le merende, per la merenda, per quello che si chiamava merendometro. Con i bambini piccolini, queste sono le scuole materne, abbiamo fatto una cosa molto divertente, che sono queste carte in tavola. Davamo ai ragazzini queste carte che venivano utilizzate come pettorali, sono di cartoncino, le utilizzavano come pettorali, e poi dopo aver fatto un po' di educazione alimentare come si può fare alle materne, chiedevamo ai ragazzini di correre, proprio di muoversi, di andare di corsa per cercare di fare gli accoppiamenti che potevano essere migliori. L'idea era quella di dare il concetto di accoppiamento alimentare e di muoversi, di correre per raggiungere il buon accoppiamento alimentare. Quello che avete visto è stata la tradizione, è una tradizione che abbiamo ereditato e che noi, diciamo, più giovani all'interno dell'istituto stiamo cercando di portare avanti. Quello che stiamo provando a fare però è utilizzare le nuove tecnologie, le nuove piattaforme, i nuovi strumenti di comunicazione. Questo è un lavoro piuttosto importante che negli ultimi anni, e che il professor Cannella ha sostenuto moltissimo, diciamo in questi anni sostenuto dal nostro Ministero dell'Agricoltura, che è la creazione di questa piattaforma web che si chiama sapermangiare.mobi. Mi farà molto piacere se vi scrivete, vi segnate, aumentate i nostri contatti, perché sì, dirò al mio gruppo di comunicazione che è stato merito mio. Come vi dicevo, una piattaforma, si chiama appunto Mobi perché la evoluzione di questa piattaforma sarà il passaggio sui cellulari, sugli smartphone. Per ora è su rete, su web, ed è un sito, diciamo, che si occupa che deve proprio fare educazione alimentare. In che modo fa educazione alimentare? La fa con delle risposte semplici a semplici domande. Abbiamo questa sezione che si chiama Chiedo e Mangio, dove per esempio chiediamo se rispondiamo al fatto se l'acqua di rubinetto è sicura o no, ma insomma, come vedete, è meglio mangiare, bere lontano dai pasti, come si sceglie l'acqua minerale, il tè, il caffè e quant'altro, tutti gli argomenti, diciamo così, che emergono sistematicamente nelle domande. E queste sono le FAQ. Poi oltre alle FAQ abbiamo gli approfondimenti, che sono poi quelli, nel nostro sito ci sono sempre stati gli approfondimenti tematici, una volta si facevano i libretti, che ne so, sul latte, questi li abbiamo resi, li abbiamo aggiornati, abbiamo messo tematiche di maggiore interesse, li abbiamo riscritti, l'hanno riscritti gli esperti del mio istituto, non l'ha scritto il gruppo di comunicazione. E per esempio ci sono le porzioni, ma c'è la dieta mediterranea, ci sono i falsi miti, ci sono le diete Atkins, Zona e quant'altro, cioè la nostra posizione, diciamo, su queste tematiche di grande interesse in maniera più approfondita rispetto alle FAQ. Abbiamo reso le nostre 10 linee guida con l'aiuto proprio di un regista, le abbiamo rese dei filmati. I filmati sono ancora un po' lunghi, le sceneggiature sono più lunghe perché sono circa 4-5 minuti per linea guida, e che è troppo dal punto di vista della comunicazione, dovevano essere forse delle pillole proprio, un po' come quelle che sono a Super Quark. Però insomma, intanto abbiamo cominciato e quindi li abbiamo resi proprio dei filmati che le persone hanno, abbiamo tradotto quello che c'è nelle varie linee guida, un filmato divertente con l'idea che magari i ragazzi si appassionino un pochino di più, li abbiamo trasmessi variamente. Abbiamo le tabelle di composizione che già conoscete, abbiamo riportato in video la possibilità di metterci il quantitativo dentro e di avere subito la scomposizione dei nutrienti. Abbiamo l'autovalutazione della dieta, una cosa che forse a voi non piace, perché tutto quello che è autovalutazione, come ho imparato io stessa, ci dà l'idea che sia qualcosa che del fai da te, però ci piaceva che ci fosse uno strumento per fare in modo che le persone vengano fidelizzate al sito. Se tu alle persone dici guarda, puoi fare la tua valutazione della dieta, è facile che quello si legga anche agli approfondimenti, si legga anche tutte quante le altre cose, e quindi proprio le persone mettono dentro i propri dati, l'attività fisica, e abbiamo delle fidelizzazioni che voi non pensate, io stessa non pensavo che le persone stessero così tanto a utilizzare il loro tempo per capire quanto stanno mangiando e come stanno mangiando.
mettono dentro i dati, hanno la risposta di quante proteine, quanti carboidrati, quanta fibra eccetera stanno mangiando, e abbiamo un database delle ricette che è il nostro database delle ricette, e poi abbiamo quello che si chiama il personal trainer, cioè questa cosa è possibile anche farla su base settimanale per esempio, o insomma sicuramente più di una volta, e gli mandiamo per posta elettronica un report nel quale gli diciamo: guarda, hai mangiato così, dovresti correggere, poca frutta, troppo pane e quant'altro, e in questo modo diciamo cerchiamo di avere questo contatto diretto con le persone che accedono al nostro sito. Per incrementare, diciamo, e per utilizzare gli strumenti moderni di comunicazione, abbiamo aperto una pagina web, una pagina Facebook. Siete tutti invitati a iscrivervi, se superiamo i 5.000 contatti sarà sempre merito mio, e adesso siamo a 4.000 e qualcosa, e questo è un continuo, nel senso che abbiamo tutti i giorni, più volte al giorno, tutti i giorni apriamo una discussione nuova su Facebook, e che varia dalla notizia del giorno. Per esempio questa l'ho preso ieri, e c'era la storia della nutrizione pediatrica, cioè sul fatto che è uscito il decalogo dei pediatri sulla nutrizione. Abbiamo chiesto ai nostri amici di Facebook che cosa loro ne pensassero. Ovviamente è un pubblico molto distorto, nel senso che non è il pubblico, ma è un pubblico che è molto interessato alla nutrizione, che è molto critico nei confronti, diciamo, delle diete famose, è un pubblico particolare. Però da questo pubblico emergono delle discussioni interessanti che noi moderiamo, a cui noi rispondiamo, o semplicemente delle persone che ci chiedono dei consigli: ho mangiato questo, che ne pensate, come lavo la verdura in questo periodo, con un continuo, diciamo, di risposta a questo lavoro. Vorremmo ampliare tutta questa parte, speriamo di farla, per esempio con un saper mangiare pediatrico, con quello che vi dicevo della piattaforma sul cellulare che diventa sempre più intensa. E insomma vogliamo continuare a muoverci in questo senso, perché pensiamo che questa sia la strada poi per incrementare. Cioè, non toglie che continuiamo a fare la nostra formazione come al solito, qualcuno di noi lo vedrete in TV a cercare di sfatare i falsi miti e via discorrendo. Quello che cerchiamo di non dimenticare, che forse è emerso stamattina e che emergerà sicuramente più tardi, ho visto le relazioni dei colleghi, è che noi non mangiamo macronutrienti, non mangiamo vitamine, non mangiamo energia, ma mangiamo il nostro substrato tradizionale e culturale, è affettività, emozioni e socialità. E dobbiamo, diciamo, pensare che la nutrizione sia un sistema complesso. Non mangiamo quello, come vi dicevo, licopene. Il pomodoro è una cosa molto diversa se lo mangiamo così rispetto a che lo mangiamo così, e questo voi lo sapete meglio di me perché lo trattate tutti i giorni. Abbiamo anche delle conseguenze delle scelte alimentari: se io scelgo quello o questo, sceglierò anche altre cose che mi portano altri tipi di benefici. L'idea che cerchiamo di trasmettere è quella della dieta globale e non del singolo componente che possa avere un effetto magico di salvaguardia, e non solo il singolo componente, ma anche appunto le scelte che riguardano tutto, la convivialità piuttosto che la rapidità e via discorrendo, facendo attenzione sempre a quelle che sono le devianze. Una cosa è l'integrazione quando serve, e la collega di prima ci ha fatto capire che ci sono dei casi in cui serve, e io sono la prima ad essere convinta che ci sono dei casi in cui serve. Pensare che una pillola possa ricreare i benefici della dieta mediterranea, anche se si chiama olive oil, pensiamo che sia una devianza. Grazie per l'attenzione. Complimenti alla dottoressa Laura che ha fatto questa esposizione con il turbo. Spero che tutti siate riusciti a seguirla. Ci ha fatto una panoramica di tutto quello che l'Istituto Nazionale della Nutrizione fa per noi, e che io mi metto tra gli altri, pochissimi conosciamo, e invece diciamo è un servizio importante sia per gli esperti che per tutti i cittadini. E il mio collega voleva fare una domanda. Sì, dottoressa Laura, sono Paganelli, le volevo fare una domanda un po' provocatoria in questo senso, no? Nel senso che tutta la nuova frontiera della biologia della nutrizione, io poi faccio nutrizionista dal punto di vista professionalmente, faccio nutrizionista, vedo pazienti ovviamente
sul territorio. Ecco, io mi sono reso conto in questi ultimi anni che più che un discorso di quantità, quindi magari un discorso di learning in senso stretto, è veramente la qualità dell'alimento che conta. Ecco, volevo sapere un attimino come vi collocavate in questo contesto. Mi sembra aver capito che nell'ambito di un discorso di dieta globale e la trasmissione di questo concetto, la risposta mi era già stata in qualche modo data. Non so. Sì, no, non è solo questo, diciamo. Ora sì, ok. È chiaro che, insomma, tu lo sai meglio di me, siamo colleghi, tu lo sai meglio di me che la modulazione delle quantità la devi fare, perché se no io non mi occupo di dietoterapia e non la so fare, voi la sapete fare meglio di me, però chiaramente è ovvio che la modulazione della quantità va fatta. È ovvio che se però non guardi il discorso qualitativo, le persone non seguiranno mai la modulazione della quantità che stai cercando di fargli fare. C'è un aspetto, diciamo, ti faccio la domanda provocatoria, ti faccio anche una risposta provocatoria. Bisogna anche un po' capire che cosa significa qualità in senso stretto. Noi siamo sotto la sorveglianza del Ministero dell'Agricoltura. Allora, per il mio Ministero vigilante, la qualità è la difesa del prodotto italiano, la difesa... voi più di me, ma succede anche a me quando faccio le mie interviste alla radio, alla TV, vi trovate davanti pazienti o amici o colleghi o mamme che devono arrivare alla fine del mese. Ora, se qualità significa fargli comprare un'orata che costa 24 euro al mese al chilo rispetto a un'orata che ne costa 8, bisogna fare attenzione che il nostro, questo voglio dire, dobbiamo fare attenzione che i nostri messaggi siano percorribili da parte delle persone che abbiamo davanti, perché sennò poi c'è il rischio che quello il pesce non lo mangi, e dal nostro punto di vista l'obiettivo è che il pesce lo mangi. Non so se sono stata sufficientemente provocatoria. Ci sono altre domande per la dottoressa? Lassù, prego. Allora, innanzitutto complimenti per la relazione. Ti volevo chiedere questo: in tutti questi documenti divulgativi molto interessanti, li conosco chiaramente, è saltato qualche cosa sull'attività fisica di proposito per questione di tempo, o avete focalizzato, visto che ormai noi cerchiamo di coniugare sempre il messaggio sana alimentazione e attività fisica? Volevo chiedere insomma in merito a questo come vi state muovendo come istituto. Nei documenti non te l'ho esposta perché è saltata. In Saper Mangiare c'è un'ampia parte dedicata all'attività fisica e sempre il messaggio che passa è quello della promozione dell'attività fisica, lo stiamo facendo anche noi. Nella rassegna ne è saltato un altro. Noi avevamo un bellissimo progetto che si chiamava palestra e frutta, una cosa di questo tipo. Insomma, l'idea era quella di lavorare col mondo della produzione, con Federalimentare in particolare, per poter si chiamava Adotta una palestra, era così. Volevamo promuovere il legame, diciamo, tra presenza di attività fisica nelle scuole e distribuzione di frutta e verdura, poi fondamentalmente, cercando di associare l'importanza delle diverse parti. Una campagna che abbiamo fatto col Ministero dell'Agricoltura è stata quella della qualità in giro. Abbiamo fatto insieme col Ministero dell'Agricoltura una promozione nel Giro d'Italia, proprio recente, abbiamo fatto adesso, abbiamo distribuito le magliette con la bicicletta e un cestino di frutta dietro la bicicletta. Quindi diciamo, ci muoviamo in ampio ambito. Su questo aspetto secondo me bisognerebbe muoversi in modo un pochino più innovativo di come stiamo facendo noi adesso, e questa è una carenza, diciamo, una carenza che va tamponata. Anzi, Pierluigi, ti ringrazio per la domanda. A tutti quanti diciamo che il miglior modo per perdere peso è comprarsi un paio di scarpette da ginnastica, e questo cerchiamo di farlo sistematicamente nella nostra, anche qui forse però dobbiamo innovarci per motivare di più le persone, perché poi il dato generale non ci dice che ci sia realmente un aumento dell'attività, perché un'altra cosa che andrebbe fatta nelle campagne di educazione alimentare è una valutazione di impatto. Noi facciamo tante campagne di educazione alimentare, ne stiamo facendo sempre di più, i nostri rispettivi ministeri vigilanti ce ne stanno promuovendo a vario titolo, avremo il MIUR, ci siamo noi e le società scientifiche anche lo fanno. A un certo punto bisognerebbe fare quello che chiede la Commissione Europea, valutare quanto sta cambiando l'abitudine, perché se no hai sprecato i soldi e i soldi pubblici per fare le campagne, e questo andrebbe fatto anche per l'attività fisica, assolutamente in parallelo se non integrato.
ringraziare il moderatore per aver chiamato l'Istituto Istituto Nazionale della Nutrizione, perché è il nostro vecchio nome a cui noi siamo tutti molto legati. Sì, allora grazie alla dottoressa.